bracci che le ha portate, dai, fate, ragazzi, mettetele in mano un po' tutte, tanto le avete venite anche voi, vi siete smemorati, non avete portato le medaglie. Io vado, Marco. Ho avuto la fortuna di partecipare alla maggior parte di queste manifestazioni che abbiamo visto, quindi ecco perché le ho tutte a casa. Tu chi hai fatto pronto, Sidney? Argento ad Atlanta, c'è un po' di tutto, ragazzi, ce ne sono di... Quante ce ne hai? 418? Cioè, guardate quante ce ne hai, guardate, cioè... No, oh! Beto, tieni una anche tu, dai. Aspetta, mettetevi qua, li riempiamo di medaglie e poi facciamo una foto. Toh, paso. Cioè, a più medaglie, cioè, se le vende a peso, Bracci diventa ricco, eh. Sono tutte bravi, eravamo bravi. Quante ne... Marco, cioè, qua ce n'è ancora. Cioè, ne hai portate 200? Cioè, quante ce ne hai? Ce ne sono ancora, eh. No, c'è tutto dell'oro, ragazzi. Cioè, tutto... aspetta, facciamo una foto. Tu... Cioè, attenzione, chiamate la security adesso, eh. C'è un magazzino, è andato. Tieni, prendite, cioè tutte e due sono Bracci o sei andato a rubare qualcosa in giro? Giuro che non l'ho rubata nessuno. Non ne hai rubata nessuno. Allora ti meriti anche. Bracci. Cioè, giuro che ce ne sono ancora, eh. Non sono mica finita anche. Tieni, Marco, tieni la maglia, dai, guarda, dai. Fate una bella foto, ragazzi, guardateli qua. Sono 10 anni di carriera con la maglia nazionale tosse. Allora Marco, tu chiudi con l'Olimpiade di Sydney, una carriera straordinaria. Prima, parlando con Paolo Regenini, hai detto noi eravamo i più forti. Sì. In quegli anni naturalmente la nostra nazionale, il nostro movimento in Italia è stato sicuramente più forte. Poi, come appunto diceva Fabio Bullo prima, non sempre siamo riusciti a fare quello che era necessario per poter portare a casa la medaglia d'oro.